Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamo, la serie in cui proviamo i giochi gentilmente offerti dagli sviluppatori o che io desidero provare o che voi mi suggerite di provare. Oggi ragazzi proviamo insieme Hypnospace Outlaw e ragazzi questo è un gioco veramente tanto particolare. Se ho ben capito e la descrizione insomma è un po' difficile, cioè è difficile crederci, praticamente è un gioco simulativo in cui tu sei in un mondo in cui è possibile navigare su internet durante i sogni e in cui tu sei un poliziotto che praticamente va a vedere su internet le altre persone come si comportano e deve trovare quelli che non si comportano bene. Questo è quello che ho capito, ragazzi, potrebbe anche non essere così, perché in effetti è un po' strana come descrizione. Andiamola a provare, vediamo un po', e ovviamente, ragazzi, ringrazio moltissimo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco. Ok, proviamo un po' a vedere di che si tratta. Hold B to enter BIOS setting. Oh, ok, Enforcer 01, register. Guardate la grafica super retro. Ok, beh, io direi Crystal Cross, login. Ok. Non c'è la localizzazione in italiano, ovviamente. Ah, Hypnos. The future is you. Il futuro sei tu. Le tue passioni. Your imagination. La tua immaginazione. Your hard work. Il tuo duro lavoro. And now, with the e ora, of Hypnospace, con l'aiuto di Hypnospace, hai gli strumenti e il tempo per rendere una realtà. Ok, l'alba di un nuovo mondo, dove il tempo di dormire non è tempo sprecato. È il futuro, un futuro costruito da te, Hypnospace. Sì, quindi era effettivamente come immaginavo. Merchant Soft. To Hypnospace Patrol Department Enforcer Training. Ok, questo è l'addestramento della polizia, cioè vabbè, della polizia all'interno di Hypnospace. Ok. Addestramento. Hello Crystal Cross. Thank you for volunteering to help keep our wonderful community of Hypnospace citizens safe. Hypnos Enforcer Edition is different from the standard version of Hypnos in several key areas. This tutorial will guide you through everything you need to know to best serve your fellow Hypnospace citizens and earn Hypnocoin along the way. Let's do this. Ok, allora praticamente ci ha dato il benvenuto all'interno con una voce robotica strana e anche mi ha nominato per nome con un sintetizzatore vocale all'inizio e è praticamente il sistema già cioè comune a tutti ma con alcune differenze perché noi siamo questo tra parentesi sto cavolo di cosa ha cominciato a girare senza motivo e vabbè in alcune cose è diverso e scopriamo in quali. Direct your attention to the top of your desktop and you'll notice the Hypnos info bar from left to right. Questa è la info bar. Features quick access to the settings menu. Settings, the quick switcher. Quick switcher. The application menu. Application menu. The current date and time. Your Hypnocoin data balance. E ora. The ah, e il. And log ok. Off buttons. Make sure ok. To click the log off restart. To save your progress and safely exit Hypnos. The info bar may be repositioned anywhere along the top or bottom of your desktop. Ok, settings. Devi chiudere così. Sembra veramente. Allora, io ne ho scarsa memoria di questo, però mi ricordo qualcosa del genere. Questo è praticamente come se fosse l'internet degli anni 90. Così era. Oddio, non proprio così. Ok, Hippie, prossima. Also known as the Hypnospace Intelligent Intermediary, is your digital helper. He'll notify you when you receive important messages. Ah, ecco cos'è il tuo aiutante. Hypnos system updates. Hippie okay. Is always happy to help. Here's a useful tip. Right click any text in Hypnospace and Hippie will read it out loud. Whether you're new to Hypnospace or a veteran citizen, you've come to the right place.
Our experienced guides will take you on a virtual tour through some... Va bene, allora questa è l'aiutante e posso cliccare su qualcosa per farglielo pronunciare praticamente. Ok? Chime Laws. Le leggi? Va bene? Is an easy way to remember the five types of violations that we'd like enforcers to keep an eye out for. C stands for content infringement. H is for harassment. I for illegal activity. M for malicious software. And E is for extra legal commerce. Find more information in the HSPD handbook. Il nostro compito è trovare questo tipo di contenuti, diciamo violazioni sul contenuto, diciamo molestie, contenuto illegale, software insomma che fa dei danni e commercio extra legale. ESPD Inbox. The HSPD Enforcer Dashboard is a special secure program that only our volunteer enforcers have access to. Okay, quindi sta ripetendo che from Merchant Soft, Hypnospace, or HSPD dispatch agents. You may also receive automated messaggi proprio per gli enforcer, che saremo noi. Some messages come with files attached. Attached files will appear at the top of the message and look like this. Attached files will be downloaded to your HypnoS download manager. Ok. Va bene, vabbè, vi sta spiegando insomma che questa è la dove mi arrivano tutte le comunicazioni di ogni tipo. The cases tab opens as a database of all cases you've accepted. Ah, qui ci sono i casi. Most of your time will be spent on cases assigned to you by an HSPD dispatch agent. Cases are generated in response to complaints from HypnoSpace citizens or leads from the HypnoSpace security team. Ok, i casi sono generati. Anche nelle voci ricorda l'internet di una volta, santi Dio. Once all reported violations have been found in a case, you may close it by clicking the Close Case button. Upon closing a case, you will earn a bonus payout of 5 HypnoCoin per violation reported. 5 HypnoPoint per ogni violazione che viene riportata e ci arrivano tutti quanti i casi che sono mostrati dai cittadini o dal team di sicurezza di HypnoSpace. Ok, vabbè, i casi. Investigating citizens. The version of HypnoSpace Explorer you'll be using has been modified with an expanded search feature, enabling you to find unlisted pages by searching for the tags that they contain. Ok. Use the stamp system to keep track of which pages you visited. View the stamped page list to revisit your stamped pages. Ok, puoi segnarti le pagine che hai visitato per svariate ragioni. Ok. HypnoSpace's citizens place the pages they've built in our themed zone communities. You will be given search and browsing access to zones only if you've been assigned them by a dispatch agent. Your assigned zones will be listed in the HSPD Zone Access Hub. To return to una serie di zone a cui posso accedere. Click this icon tipo dei temi. Or use this keyboard shortcut. Ok. The Citizen Data Dialog will show a citizen's name, age, place of residence, as well as the unique ID number for the HypnoSpace headband unit they're using. This information is only visible to HSPD enforcers or HypnoSpace security team members and may not be shared. Access the Citizen Data Dialog by clicking this button in HypnoSpace Explorer. This button posso avere accesso ai dati dei cittadini e dei siti che hanno, cioè delle loro attività. Ok. Perfetto, è affascinante ragazzi, è un po' minimale, è veramente strano come gioco però. Ok, Enforcement Tools. Your version of HypnoSpace Explorer has also been modified to include an enforcement tool. If you spot text or images that appear to be in violation of Chime, first click on the enforcement tool. Once the toolbar appears, select which Chime law has been violated. You may also press the numbers 1 through 5 on your keyboard to quickly select a law. After that, click on the offending content to report it. If a citizen's content is found to be in violation, they will accrue violation points.
and you'll be rewarded with HypnoCoin. Ok, guadagno punti anche per questo, per aver segnalato le cose che non vanno bene, non solo per chiudere proprio i casi, almeno da quello che ho capito. If a citizen has accrued 4 or more violation points, their account will become flaggable. Click the flag button at the top of any of the citizens' pages to alert MerchantSoft's security team, and they'll promptly review the case to determine if further disciplinary action is necessary. Ok, se un cittadino prende 4 più punti violazione, il suo account diventa flaggabile, cioè insomma gli puoi mettere, puoi segnalarlo. Ok, please use this sparingly, vuol dire usalo poco, e poi una volta che è flaggato viene mandato al security team che vedrà se il caso deve proseguire, se servono altre azioni disciplinari. Because you may be asked to report citizens engaged in harmful, malicious or illegal activity, your former account will be temporarily deactivated. You may not send messages or other outgoing communications to HypnoS citizens for the duration of your volunteer service. Please browse the HSPD headquarters zone for more in-depth information on using HypnoS Enforcer Edition. Ok, credo che sia tutto, ragazzi. Ci proviamo. Welcome to HypnoSpace Patrol Department Enforcer Training. Important okay. Message received from MerchantSoft. HSPD Enforcer Dashboard. Ok. Allora, benvenuto. Oh, ok. Nuovo caso. Content infringement per tutti gli enforcer. Allora, questo è un contenuto. Content infringement di qualunque contenuto che copia o mima le fattezze di un personaggio dei cartoni del 1962, Gumshoe Gooper. Guarda la tua zona assegnate per almeno 3 possibili violazioni e utilizza i tuoi tool a disposizione per controllarle. Ok, ho un'immagine del 1962 cartoon character Gumshoe Gooper. Downloading Gooper screen. Downloading 4 files. Ah, cacchio, ne ho scaricati tipo tantissimi. Allora, vai alle zone. Wow, Hypnospace Center, The Café. Ok, mi sa che è questa, vero? No Space Central. Stranissima sta cosa. Vabbè, come faccio a chiudere? Ok. Allora. Cooper Screen, vabbè, fammi eliminare questi che non servono a niente, li ho scaricati per sbaglio. È proprio come se fosse un browser di un computer, ma veramente vecchio. Ok, Gooper Screen. Ah, ecco qua. E questo sarebbe il personaggio che devo cercare, che non va bene. Giusto? Ok, no, vabbè. Come lo levo da qua? Ok. Qui c'è qualcosa. MerchantSoft. Ok, sì. Questa è, vabbè, la lettera di benvenuto, ok. Allora, da qui ho accesso... Ah no, questi sono i settaggi, questo, vabbè, non c'entra niente. HypnoSpace Explorer, questi sono i settings, Tunebox, Sticky Note, HypnoSpace Explorer, Page Stamps... Ah no, ok, vabbè, questo lasciamo perdere. Le mie zone, no? Ok, vabbè, andiamoci direttamente da qui. Ok, The Café, zona rilassata. Send me my hypno coins, aspetta, che diavolo? I chat for Barnaby's chair. By the storm. Design shaman, eco artist. Reggie's online. Sto cercando qualcosa che non vada bene. Anche se effettivamente posso fare un po' come mi pare, se ho ben capito, giusto? Arctic dispensa. Man machine. Ok. Spirituality. Chest Touch Club.
Ok. È veramente realistico. Cioè, nel senso, è realistico, nel senso che veramente... I casi... Ok, vabbè, niente, devo trovare questo personaggio e onestamente non so bene come farlo. Good old days. Però mi dice... No, vabbè, non penso che voglia essere questo, no? Good Time Valley. Way things used to be. Find meets. Ok, aiuto. 3D graphics. Ok, qualcuno tra i più vecchi di voi si dovrebbe ricordare siti che erano fatti veramente in una maniera tipo questa. Ok, Pete Love's Poem, Sandy for Leader, Sandy's Page, My Hypnospace. Ok, questo è uno che ha fatto solo la pagina principale senza scriverci niente praticamente, o quasi. E vediamo. Sto cercando di capire se... Ok, effettivamente questo... No, effettivamente però secondo me non è niente di che. È veramente strano. È veramente strano, ragazzi. Ho una strana sensazione a giocare a questo gioco. Non capisco se mi piace o no. Partner brand. Ok. My poems. Pete Love poems. Se di Fence, va pubblicità. Oddio, questo secondo me è... No, però vabbè, no, questo neanche dovrebbe essere. Verified Hypnospace Community Leader. Vabbè, questo è uno verificato, dovrebbe essere tutto quanto regolare. Sto cercando effettivamente una cosa. Vabbè. First Great Teacher. Hamster. Spirituality. Pensa Abyss World. Non sto trovando niente. Oh, che casino. Che disastro. Ok, allora, Zone Hub. Ritorniamo al caffè. Barnaby's Chair. Vediamo se riesco a trovarla, perché a me non sembra... New Releases. HS Music. No. Band bio. No, questa è una... Vabbè, è la pagina di una band praticamente. Chat for Hypnos. Install Chit Chat now. Potrei... Vediamo un po'. Proviamo, malicious software. No violation. Ok, no, non ha funzionato. Ok, questo non è.
Non c'è niente in questa pagina, te l'ho detto. Secret Project, Tune Box, Oggetto Segreto, Interactive Gaming Experience. About me, ok. Vediamo un po' Secret Project. Ah, ok, rimanda semplicemente a quello. Porca miseria, è veramente allucinante. New programmer. Ok, nuovo programmatore. E niente, ragazzi, io sto cercando cose da flaggare, però effettivamente qua sembrano non esserci. Peggio Tamara Frost, Roman Street Team, Creativity, no, niente, eh? Chissà se sto sbagliando qualcosa, in effetti. Underground Music, House of Sound. Boh, non saprei. Non saprei, probabilmente sto sbagliando qualcosa io. Perché sennò non si spiega. Space Central. Va bene. Hypnocure. Vabbè, questa è tutta... C'è questa roba di Merchantsoft. Però quel coso che mi ha dato da cercare, effettivamente non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte. Questo è il fatto. Questa cosa è veramente strana. Va bene, ragazzi, beh, non so veramente cosa dirvi al riguardo, nel senso... Evidentemente sto sbagliando qualcosa io, e mi è un pochettino oscuro tutto quanto, però è sicuramente un gioco molto originale questo qua. Quindi, magari non è tanto il mio genere, infatti ho preferito staccare anche perché stava magari cominciando a diventare noioso, perché non riuscivo a capire bene il preciso cosa dovessi fare, perché non ho trovato la cosa che mi dicevano di trovare. Magari era semplice, però se c'è qualcuno di voi interessato in questo tipo di giochi veramente abbastanza alternativi, insomma, c'è il link in descrizione come sempre. D'accordo, ragazzi? Quindi, io per oggi vi saluto, fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie proviamolo, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video della serie proviamolo che abbiamo fatto finora sul canale e anche il link per acquistare il gioco se volete. D'accordo ragazzi? Grazie a tutti, a presto!